Buongiorno e benvenuti. Saluto prima di tutto i nostri ospiti, la regista Cristina Comencini. Grazie per aver accettato il nostro invito e anche il premio. Grazie Poi, a voi. grazie. E poi grazie, saluto e ringrazio Pedro Almocida, il giornalista che modererà l'incontro Q&A con Cristina Comencini e saluto anche Michael Moore da New York, il nostro interprete. Ok, vuoi tradurre? Good morning, and I'd like to welcome our guest this morning. First of all, the director Cristina Comencini, who I would like to thank for accepting our invitation and for accepting our Voice of Europe prize. And I'd also like to thank Pedro Almocida, who is here, a journalist, and who will be moderating our Q&A. Ok, perfetto. Quindi siamo in collegamento esclusivo per il pubblico di Italian Screen Today, festival che da 5 anni promuove il cinema e da quest'anno anche le serie TV italiane. Quindi per questa quinta edizione, come per tutti, naturalmente sarà in streaming sulla piattaforma MyMovies e quindi visibile a tutti gli Stati Uniti. Cristina Comencini ci introdurrà la sua ultima opera, Tornare. Il titolo in inglese è Fill Your Memories, giusto Cristina? Ok. Sì, esatto. Alla quale abbiamo conferito il Wind of Europe International Award per la capacità di indagare le sensibilità dell'animo umano, svelandone le contraddizioni e le ambiguità, stabilendo forte empatia con gli attori e gli spettatori. And we are screening this Q&A exclusively in the United States. This is the fifth year of Italy on Screen Today, which is a festival to promote Italian cinema. This year, in the fifth edition, for the first time, we are also showing a TV series. The festival will be streamed throughout the United States on the MyMovies platform. Cristina is here to introduce her latest film, Tornare, whose English title is Feel Your Memories. And we are awarding her the Winds of Europe International Award for her talent in exploring the human soul and for unveiling the contradictions and ambiguities and of the human spirit and for the empathy that she shows both for the actors and for her audience. Ok, perfetto. E nulla, allora a questo punto lascio la parola a Pedro e magari ci vediamo poi al termine, così farò dei saluti e dei ringraziamenti. I now give the floor to Pedro, and I will be with you again at the end for a few thank yous. Bene, grazie, grazie Loredana e cercherò di essere abbastanza breve nelle domande così facilitiamo la traduzione e neanche vorrei entrare tantissimo nella trama del film, però partirei proprio dalle prime immagini e le prime parole che noi leggeremo, che voi leggerete, che sono una dichiarazione in qualche modo di intenti del film, no? C'è una frase di uno scienziato, un fisico, Carlo Rovelli. Che non c'è passato, non c'è presente, non c'è futuro, il tempo è solo un modo di rappresentare il cambiamento. Quindi chiedo a Cristina Comencini di introdurci il film a partire da queste stesse parole. Thank you. I will try to be brief. I don't think that there's any need for me to summarize the plot, but I would like to talk about the initial quotation in the film, which is from the Italian scientist and physicist Carlo Rovelli, who says that there is no past, no present, there is no future, we can only represent change. Buongiorno. È giusto partire da lì perché il film parte da una considerazione tra il cinema e il tempo. Il tempo è veramente la materia del cinema, non
non soltanto perché c'è la possibilità di raccontare, dilatando il tempo o sintetizzarlo, ma perché proprio, e questo negli ultimi tempi, il cinema e anche le serie televisive, devo dire, hanno fatto un grande lavoro sul racconto attraverso il tempo, attraverso il passato, attraverso addirittura il presente e poi il futuro. Dunque, il mio film nasce da quest'idea, che è condensata in quella frase, che in realtà si può raccontare una storia facendo incontrare nella stessa immagine, nello stesso scene, una persona oggi e com'era da ragazza, per esempio, quello che il film fa. Thank you for this question, and I think it's particularly timely today. Since I began this film with a sort of consideration on the relationship between cinema and time, time being the real substance of cinema, because it gives us cinema gives us the possibility to both stretch out time and to shorten it, to make it more condensed. And this has become even more important lately, since cinema has this great ability to talk us through time, to bring together the past, the present, and the future. And this is a very essential idea to the film that I have made here, the fact that in a single image, you can show a meeting of a person in the present with the, in this case, the girl that she used to be. Ecco, no, appunto, è esattamente questo il film, che io definirei quasi, no, un film matrioska, perché ha al suo interno varie figure. Vuoi, Cristina, raccontarci come sei riuscita a far coesistere queste diverse figure? That's exactly the point I was making. It's like a matryoshka doll, you know, with different pieces inside, different figures. Cristina, could you talk to us a little bit about how you did this? È stata una complicata scrittura di sceneggiatura, perché ogni volta ci chiedevamo come dovevano parlare. Cioè, l'idea è ognuno di noi, guardando le fotografie di com'era, si viene in mente di dire, ma se io lo incontrassi o la incontrassi, cosa gli direi? Lei cosa mi direbbe? Tutta l'idea del film nasce da quello. Ora, mettere in scena questo incontro tra questa donna che torna a Napoli dopo tanti anni per la morte del padre, che in questa casa vuota sul mare incontra la se stessa ragazza, c'è stato tutto un enorme lavoro di costruire il linguaggio, perché la maggior parte delle cose che la ragazza le racconta, lei le sa già, perché è la sua storia. Solo che le ha dimenticate, e dunque si ricorda man mano che l'altra parla. È stato molto interessante, sia per la scrittura che per la recitazione degli attori, farlo. It was a very complicated screenplay, because I asked myself how would the character speak to her past. Each of us has a similar sensation when we're looking at old pictures of ourselves, saying, well, what would I say to the self that I used to be if I were able to speak to her today? In this case, so it was very complicated to write, but also to stage. Here, the main character returns to Naples, where she had lived years ago, after the death of her father. She goes back to this empty house, which is facing the sea. And I asked myself, well, how can we build the language for her? Because she knows all of these things that have happened that she's going to talk about, but she has forgotten. So it's very interesting to write this, but also to tell the actors how to interpret these parts. E poi parleremo naturalmente dell'apporto attoriale, però pensando anche al pubblico che inizierà a vedere il film, che è appunto un pubblico che vive negli Stati Uniti, ti volevo chiedere se volevi contestualizzare proprio anche come luoghi, i luoghi di ripresa, cioè ci sono appunto la villa che vediamo subito all'inizio, ma anche altri luoghi che non sono tutti chiaramente vicinissimi, alcuni sì, però ecco, se volevi raccontare queste location molto particolari e molto suggestive. I was wondering if, for the sake of our American audience, you could talk a little bit about the locations, not only
the house, the villa where this takes place, but some of the others which might not be so close. Il film, il tempo del film è il 1990, gli anni 90, e dunque lei è oggi una donna sui 40 anni e ricorda lei ragazza, 18 anni. Tutto il film si svolge a Napoli. Napoli, che è una città straordinariamente di sovrapposizioni di passato. In più a Napoli c'è questa base americana, c'è stata, dove lavora il padre, che è americano, il padre di questa donna, che ha sposato un italiano, cosa molto frequente in quegli anni, dato che c'era questa base americana in una città meravigliosa come Napoli. Questa è stata la prima idea. Le location sono incredibili, come è incredibile Napoli, perché questa casa sul mare è un po' hitchcockiana quasi, no? C'è questa acqua che arriva. E poi ci sono le rovine, i tunnel, tutte queste tunnel nella roccia che a Napoli, e che sbucano su delle rovine. Cioè, è una città completamente metafisica ed è giusta per il film, per questo. Yes, well, the film takes place in the 1990s. The protagonist is now in her 40s. So when we're looking at her past, we're talking about when she was 18. So this takes us back to a period in Naples city, which is layer after layer of different moments in history superimposed. There is an American military base there, and the character's father is an American who worked on that base. This was something, and who married an Italian. This was something that was very frequent in those years in the 1960s. And it's a sort of amazing story, like it's an amazing city itself. The location is incredible, as is the city of Naples. And this villa is something almost out of Hitchcock, where you see the sort of sea constantly being reflected inside it. And it's sitting atop these ruins and these tunnels in the rock, which are typical of Naples, and giving and lending it a kind of metaphysical quality. Ecco, naturalmente ricordo io che Cristina Comencini è la figlia del grande regista Luigi Comencini, in qualche modo uomo del nord, sposato con una donna del sud di origini siciliane, ma trasferita in una dinastia da tempo a Napoli. Quindi ecco, Napoli torna sicuramente anche per questo nelle memorie di Cristina Comencini. Cito la famiglia perché chiaramente il film parla molto di padre, di un padre, di una figlia e di una famiglia. E volevo chiederti se volevi dirci come era nata proprio l'idea della storia, che mi pare di ricordare tu avessi detto doveva essere un libro che non è stato pubblicato. Cristina, I'd like to bring up the fact that you're the daughter of the famous director Luigi Comencini, who was a man of northern Italy who married a woman of the south. And I think it's pertinent because the film talks so much about family, about a father, about a daughter and a family. And I was wondering where you came up with the idea for the story. I heard you say that it was going to be a book that was never published. In realtà l'idea che era in quel libro, che io non ho voluto pubblicare perché era un libro troppo vicino, faccio romanzi ma non ho mai pubblicato fino ad ora, non so, un libro così autobiografico come era quel libro. Però, e dunque non mi andava di farlo, però nel libro c'era quell'idea che convivevano una donna con la se stessa ragazza e poi bambina. Quell'idea l'ho trasferita nel film. L'idea di base è che questa ragazza ha vissuto la sua giovinezza alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quando c'è l'apertura completa del costume, c'è una specie di libertà frenetica. E lei ha cercato di vivere la sua femminilità così, ma il mondo che aveva intorno non era preparato a questo. Mi piaceva molto l'idea di una donna, in questo caso è Giovanna Mezzogiorno quando arriva, che è una donna a cui è passato sopra qualcosa, un trauma, qualcosa che le è accaduto, e rispetto a questa ragazza che nel film è piena di vita, vivacissima, interessata ai ragazzi. Questa storia
è una storia della mia generazione. Moltissime donne, io stessa da ragazza, ho cercato una libertà psicologica e fisica quasi impossibile per quegli anni, benché sembrasse tutto facile, tutto libero. The idea for the book, a book which wasn't published because I didn't want to publish it. I've written novels, but I'd never written anything autobiographical. I didn't want to. So, but the idea of the book was that you would have this coexistence of older woman with herself as a girl and as an even younger child. And this is what I transferred then to the film. So the basic idea then is of this girl who was coming of age in the late 1960s when there was this huge opening of freedom, a kind of rebelliousness, trying to live her femininity in a different way than her mother's generation. And full of life, this woman, this older woman then goes back to her past and she sees this child that she used to be who is full of life, full of rebelliousness. And women like Giovanna, and the case of Giovanna actually, Giovanna, the woman who is played by Giovanna Mezzogiorno, has clearly been through some kind of a trauma. Life has somehow passed over her. And here we find her confronting the girl that she used to be who is so full of life. Typical, I would say, of the women of my generation. We were, and of myself as well, we were sort of seeking a kind of psychological and a physical freedom that was almost impossible in those years. Ecco, visto che Cristina ha nominato due volte giustamente la protagonista del suo film, che è Giovanna Mezzogiorno, ricordo naturalmente, magari anche il pubblico statunitense ricorderà un film precedente del 2006 di Cristina Comencini, che si intitola La bestia nel cuore, che aveva come protagonista Giovanna Mezzogiorno, e ricordo anche che è l'ultimo film a essere stato candidato come miglior film straniero. L'ultimo film italiano candidato come miglior film straniero agli Oscar prima che vincesse La grande bellezza nel 2014. Quindi ecco, voglio ricordare questo aspetto importante del cinema di Cristina Comencini, che ci ha portato vicino a un altro Oscar come miglior film straniero. E ecco, come hai lavorato con questa attrice che in questo film è molto, come si dice, lavora molto in sottrazione, perché non parla tantissimo ed è più, diciamo, un'interpretazione legata agli stati d'animo e alle espressioni. Since you mentioned Giovanna Mezzogiorno, I'd like to bring up the fact that she was in a previous very successful film that you did, Don't Tell, which was before The Great Beauty, the last Italian film to be nominated for the best foreign film of the Academy Awards in the and I was just wondering, how did you work with Giovanna on this particular film, where she has to give a very restrained performance? She doesn't speak very much, and instead she has to express various states of mind. È stato un tornare insieme, come il titolo italiano, che è tornare. La bestia nel cuore è stato un film per tutte e due importantissimo, perché per le cose che hai detto, cioè perché è stato a Venezia, lei, Giovanna, ha vinto la Coppa Volpi, poi il film è stato nominato all'Oscar. E la nostra vita, poi non ci siamo più incontrate in altro film, e le nostre vite sono cambiate moltissimo. Lei è un'altra donna da come era, e io pure. E dunque mi sembrava molto importante su questo film, che in fondo è vero, c'è un filo tra La bestia nel cuore e questo film, che è questo andare dentro alla memoria per riuscire a tirare fuori dei ricordi e dei momenti che sono stati nascosti. E dunque nei due casi, con tutto che i film sono diversi, i due film sono legati. Ho fatto un provino a lei, solo perché lo facciamo sempre, ma lo sapevo già che l'avrei presa. Giovanna lavora moltissimo, è un'attrice distinto,
non devi neanche parlarle troppo. Lei le spieghi due cose e poi lei fa. E lei ha trovato delle espressioni quando ascolta in cui tu senti che non è un ascoltare normale, è un ascoltare di qualcuno che si ricorda le cose che la giovane se stessa le dice. You know, like the title of the film in Italian, Return, it was a returning for both of us. We had made the film Don't Tell was an important experience for both of us. Giovanna won the Coppa Volpi at the Venice Film Festival, and as you mentioned, it was one of the candidates, a top candidate for the Foreign Film Oscar. But since then, we hadn't worked together, and in the meantime, our lives had changed. She was another woman, and in a sense, I was another woman too. So on this film is somehow connected, though, to Don't Tell. It involves sort of, there's a similar message, or there's a similar thread. We're trying to extract something from the past, a memory that has somehow been repressed. And in this sense, the films are different, but they're also very closely related. I asked Giovanna to do an audition, knowing, however, that she would be the person that I wanted. It's something that I always do. She's a very instinctive actress. She didn't need to be given too many instructions. She has this ability to express while she is listening to her younger self. You can tell that she is not listening in a normal way. She is remembering things that are being told to her by her younger self. Ecco, nel film torna in qualche modo il numero tre, perché sono tre età diverse della protagonista, tre attrici, ma il film è stato scritto da te insieme a altre due sceneggiatrici, due donne, Ilaria Macchia e Giulia Calenda, che è tua figlia. Quindi parlando anche di aspetti familiari, come abbiamo avuto modo di fare prima, ti volevo chiedere sia se appunto ti senti più a tuo agio a scrivere un film di questo tipo con due sceneggiatrici donne, e in particolare poi non è la prima volta naturalmente che lavori con tua figlia, com'è questo rapporto lavorativo? You know, the number three has a certain importance in your film. There are three different ages of the protagonists, three different actresses, and on the screenplay there are three screenwriters, you're yourself and two other screenwriters, Macchia and Calenda. And I think that I was sort of wondering, returning to the theme of family, first of all, whether you found it easier to work with two women and what it was like working with your daughter, who this is not the first time you're working with her. No, ormai quando chiedo a Giulia se vuole fare un film mi devo mettere in fila perché lei lavora troppo. E dunque devo chiederle un anno prima se sarebbe disponibile a chiedermi, a farmi. Dunque, no, scherzo, adoro lavorare con gli uomini. Credo che invece lavorare con gli uomini anche su film in cui sono protagoniste donne sia molto salutare. Ma è capitato che avevamo fatto insieme, avevamo già fatto delle esperienze. Nel cinema si tende un po' a lavorare con delle stesse persone, perché ci si capisce profondamente anche con il direttore della fotografia, con gli attori, perché si crea qualcosa che ci conosciamo e sappiamo il tipo di cinema che facciamo insieme. E poi ogni tanto, come quando si separa, come nei matrimoni, si vuole cambiare tutto, perché è finita una fase e si ha voglia di cambiare tutto. Per cui ci sono le due cose, la voglia di, in questo caso, Ilaria e Giulia sono due giovani donne. Ecco, una cosa che mi piace enormemente è lavorare con la giovane generazione. Il cinema è sempre giovane, è curioso questo. Quando anche lo fanno registi, prendiamo più di tutti, Clint Eastwood, è sempre giovane. È in qualche modo anche l'autore, che all'età di Clint Eastwood cerca di mettersi in sintonia con le giovani generazioni. Questa è la cosa fantastica del cinema,
E poi Giulia e Ilaria sono due bravissime. You know, if I want to work with my daughter Julia now, I kind of have to get in line. She's almost working too much. I have to ask her 1 year ahead of time. As for working with women, I love working with men also, especially on films that are about women, because I think it gives you that other perspective that's helpful. But what often happens in cinema is that you work with the same people. You sort of understand each other instinctively. You know what's going on, whether it's with the cinematographers or the actors. You sort of understand the type of cinema that you are creating together. Although, just like in a separation, sometimes there's a desire to change everything. There's a phase that you go through. In terms of working with Ilaria and with Julia, I mean, I love working with young people. And I think that that is the underlying spirit of cinema. Cinema is always youthful. Even when you're looking at an older filmmaker like Clint Eastwood, he himself is always trying to be youthful and trying to somehow enter into the spirit of the young people. And Julia and Ilaria, they bring that breath of youth into the film. E senti, Cristina, tu hai avuto modo di dire che è il tuo film più libero. Ecco, ero curioso di sentire perché proprio il più libero, se ce lo vuoi dire. Non ho capito io la domanda, scusa. Puoi parlare un po' più forte, se, cioè, no, cioè non ti sento bene. Sì, sì, dico che Cristina ha avuto modo di dichiarare, quando il film è stato presentato al Festival di Roma, che è il suo film più libero. E quindi le chiedevo in che senso. When you presented the film at the Rome Film Festival, you said it was your freest film. Could you expand on that a little bit? Ma intanto i due produttori, Cristiana Mainardi e Lionello Cerri, sono produttori con cui mi sento molto libera. Non nel senso che mi sento libera di, diciamo, rovinarli economicamente, ma mi sento libera perché ho un grande dialogo con loro sulla possibilità che ha un film. In questo caso, io credo che anche c'è un momento della vita in cui questo accade, cioè tu senti che puoi sperimentare cose, che e le conosci, sai le tue, è come se ti conoscessi di più, e puoi andare liberamente verso l'immagine. Io sono una regista che parte sempre dalla scrittura, perché ho scritto, sono stata sceneggiatrice, scrivo romanzi, e dunque in qualche modo la scrittura per certi versi mi ha anche tenuto un po' ingabbiata. Diciamo che Tornare è il film in cui mi sono sentita più libera dal punto di vista di immagine, cioè veramente di regia. E in questo senso dico che c'è dentro come il senso di liberarsi del racconto quasi. Non perché non si deve raccontare, ma perché l'immagine deve avere una sua autonomia dal racconto stesso. You know, with the two producers of the film, I felt very free. It's not free to ruin them economically. Free in the sense that we have a very great dialogue together, and they really allow me to see the possibilities of a film. And this is a moment in my life where I really wanted to try new things. They are people who know me well, and this gave me, in this case, the freedom to actually go with the image. I started my career as a writer, as a screenwriter. I write novels. And at a certain point, this can become a kind of cage. In this case, I felt free to start with the image, and it sort of freed up my storytelling. It's not that I abandoned it, but I allowed the imagery to have its own autonomy. Un'altra cosa che hai detto sul film è che è un thriller dell'anima. E prima hai citato le atmosfere della villa che potevano far pensare a Hitchcock. Naturalmente ci sono anche altre suggestioni cinematografiche e registiche, se ce le vuoi dire. You have described the film as a kind of thriller of the soul, and you mentioned that the villa itself has a kind of Hitchcockian atmosphere about it. Are there other sort of nuances or suggestions of the film that you'd like to talk about? Beh, diciamo che, se, come dice Woody Allen, bisogna sempre paragonarsi a un dio, Hitchcock lo è, e certamente per me
come per tanti, non sono molto originale in questo, un grandissimo maestro dell'inconscio. Cioè, in realtà Hitchcock diceva appunto che il McGuff, cioè la trama era solo che doveva funzionare, ma che in realtà il thriller veniva da dentro, e in questo senso l'ho chiamato thriller dell'anima. Perché in realtà poi il giallo, perché è un giallo il film in realtà, ricompone questo puzzle di cose avvenute non nel modo realistico tradizionale, ma nel modo in cui succede dentro di noi, in cui non c'è un ordine, c'è un disordine. E dunque è come un puzzle di pezzi che si mettono piano piano insieme e che si accompagnano alla realtà, perché poi c'è una realtà nel film, c'è l'incontro con quest'uomo, e che diciamo ricompongono la storia, ma attraverso l'inconscio. E dunque per quello l'ho chiamato il thriller dell'anima, e per quello anche quando ho visto quella casa mi ha dato delle suggestioni, delle cose che erano molto appunto in certe cose di Hitchcock, anche in altri film di Hitchcock. You know, as Woody Allen said, as filmmakers, we have to compare ourselves to the god that was Hitchcock. Because in addition to being a very efficient filmmaker, he was a great master of the unconscious. And he did not just tell very tight stories. He talked about and thrillers in the sort of superficial sense, but also about the thriller that is happening inside. So there's a detective story that's being told, but this detective story is of a puzzle that has to be rebuilt piece by piece in order to reconstruct that reality, not through traditional realistic storytelling styles, but through a kind of a recomposition of something that is in complete chaos and in disorder. And to put together, and this story is recomposed, it is put back together through the movements of the unconscious. And it is in this sense that I sort of talk about film being a kind of thriller of the unconscious, a borrowing from Hitchcock's own diving into the unconscious. Ecco, il film abbraccia varie epoche storiche, hai detto appunto ambientato negli anni 90, con i ricordi degli anni 60. Ecco, ha una parte, come dire, diremmo più riflessiva, quella degli anni 90, si contrappone una parte effervescente, la ricostruzione degli anni 60 a Napoli, e mi ha colpito anche molto attraverso le musiche che hai utilizzato e che appunto forse anche il pubblico americano può riconoscere, da Honey, ma anche al Sirtaki di Zorba il Greco. Come le hai scelte? You know, the film embraces various eras. It takes place in the 1990s, but with these flashbacks to the 1960s. And in order to show how effervescent Naples was in the 1960s, you use these classic American songs that I'm sure that the American viewers will recognize. Could you talk to me a little bit about how you chose the songs? È una scelta completamente autobiografica, nel senso che io ho ballato a Don't Worry Baby, ho ballato a El Sertaki, assolutamente sì, e sono musiche che scuotono quei ricordi. Quando lei si sveglia in questa casa in cui tutto è posato, tutto è fermo, vabbè, non parliamo della nostra epoca in questo momento col Covid, che è veramente tutto fermo, e si immagina quegli anni meravigliosi in cui c'erano quelle canzoni che invitavano ad abbracciarsi, invitavano a conoscere, invitavano a viaggiare, invitavano a ballare. E dunque io gli ho messo le canzoni che mi ricordo e che mi fanno ancora ora, se le sento, ricordare quelle atmosfere lì. E credo che in questo senso sono state in Italia molto, hanno provocato una grande identificazione, ma non soltanto con la generazione, perché poi non è un caso che quelle musiche sono rimaste evergreen, perché quella cosa della giovinezza di allora, i ragazzi di oggi, poveracci, con questo Covid non lo possono fare, ma la cercano sempre, quella specie di avventura della vita la cercano sempre. The choice of music was completely autobiographical.
I loved to dance in those years. Those are the songs that I heard. Those are songs that make you want to dance. So when the younger girl wakes up in that house that is so silent, so still, not like the stillness, the silence of the COVID era today, then goes out and hears that music. It's music that invites you to dream, that invites you to hug each other, that invites you to travel. These are songs also that are richly evocative then of the atmosphere of that period. And viewers in Italy really identified with those songs as parts of their own life. And I think that they're also kind of exciting for the young people of today who are in lockdown to hear, and as a sort of search for something to experience. Allora, credo che purtroppo ci stiamo avviando un po' verso la conclusione di questo incontro, che mi dispiace perché parlare con Cristina Comencini è naturalmente un piacere, ma siccome tu hai nominato il coronavirus, il Covid, e purtroppo, diciamo, sei vittima in qualche modo della situazione, perché il tuo film doveva uscire in sala in Italia e non è uscito, è andato direttamente sulle piattaforme. Ti volevo chiedere il tuo stato d'animo rispetto a questo, a questa mancanza del confronto con il pubblico. Naturalmente noi ci rivolgiamo a un pubblico che, più ampio, che adesso può vedere in America il tuo film invece che solo in una sala. Però, diciamo, ecco, come vivi questo momento rispetto alla mancanza dell'incontro col pubblico reale? You know, unfortunately, our session is nearing its end, and I say unfortunately because it is always a pleasure to speak with Cristina Comencini. But since you did mention COVID, I was wondering how you're living this particular moment. You know, your film was supposed to come out in the theaters in Italy, and that was not possible due to the pandemic, so it was released on platforms. It is now being shown to this wider public in the United States, but you do not have that direct encounter with the public. How does that make you feel, and how are you living this moment? Ma diciamo che chiaramente questa situazione ha incoraggiato una tendenza che già c'era, perché chiaramente c'erano sempre di più piattaforme con serie, lo sappiamo tutti. E dunque è andato incontro a una cosa che già avveniva. Però io credo una cosa. Credo che il desiderio di uscire di casa sarà fortissimo quando ci riapriranno le porte, le porte dei teatri, dei cinema, dei musei, dei concerti. E credo che questa voglia di andare in posti in cui si fa una, e si vede o si ascolta qualcosa, tornerà. Perché non è soltanto la questione del grande schermo, ovviamente tornare a un film un po' spettacolare, era bello vederlo su grande schermo, ma c'è il desiderio di uscire di casa e di stare, come dicevo prima, come le canzoni di quegli anni invitavano, con gli altri, a fare delle cose insieme. E credo che questo è un fatto molto umano e spero e credo che riprenderà. Ovviamente avremo molti problemi a riprenderlo in Italia, soprattutto perché c'era già un problema grande con le sale, c'erano troppo poche, ma io credo fermamente che, come non so voi, ma io personalmente, appena ripriranno i teatri, i cinema, i concerti, me andrò dappertutto. You know, I think in terms of the film being released on the platforms and through streaming, this is a tendency that predates the COVID crisis. So we sort of went toward a situation that was already there, that was already sort of ready for us. But I firmly believe that once this horrible crisis comes to an end and the doors open up and the theaters and the museums and the concert halls are open again, the strong desire to go places will return to people. I'm not saying this only in terms of the desire to see things on the big screen, because this is a film that would be spectacular to see on the big screen, but I'm talking about the desire to be together being one of the most human of sentiments. And I think that it will return again. There will be difficulties. It will be particularly difficult in Italy. The film situation was difficult already. There are far too few movie theaters.
But I strongly believe that as soon as those doors open up, people will be rushing to be together and to be in the movie theaters together. Allora, io vorrei chiudere come abbiamo iniziato con le parole di Carlo Revelli, quindi con un fisico, per chiedere appunto l'ultima cosa a Cristina Comencini. Magari nel mondo anglosassone è più abituale, ma in Italia fondere in qualche modo l'arte e la scienza, queste due culture che sembrano contrapposte, appunto in Italia è un pochino più complicato. Siccome lei nel film... discorso sul tempo che c'è nel film, il passato, il presente, il futuro e su come non siano dei piani temporali così scanditi, ma appunto si interconnettono. Ecco, volevo chiederle per chiudere come nasce anche questo suo interesse verso la fisica e se lei si riconosce in queste due culture che possono anche esprimersi insieme. I'd like to close this conversation as we began, by mentioning Carlo Rovelli, the Italian scientist and physicist. It might be more normal, I suppose, in the America and England, perhaps, to sort of juxtapose art and science in this way, but it's a little bit more complicated in Italy, this idea of bringing together past, present, and future with a scientific explanation. I was wondering, Cristina, about your interest in bringing together art and science. And your interest in physics. Ma io sono sempre molto interessata dalle materie scientifiche. Ho studiato matematica, statistica, economia, dunque per me il mondo non lo vedo soltanto letterario, cioè per me il mondo c'è tutta una parte che mi interessa, come mi interessa enormemente la psicanalisi anche, mi interessa moltissimo la rivoluzione, perché una delle rivoluzioni più grandi è quella che sta avvenendo e che è già avvenuta e che continua a avvenire nella fisica. E quando c'è un terreno di incontro tra questi mondi, quello, per esempio l'incontro sul tempo, è interessantissimo. Io credo che si dovrebbero fare molti più film in Italia anche su questo. Cioè penso che noi abbiamo una scuola gigantesca di fisica, fisica e matematica. Dunque credo che sono mondi che toccandosi producono conoscenza e poesia anche, conoscenza e bellezza anche, comunque complicazioni anche. Cioè, mi sembra molto interessante che il cinema entri in contatto con queste discipline scientifiche che personalmente seguo e mi piacciono. Ho parlato con Carlo Rovelli, gli ho chiesto se potevo mettere questa frase, che tra l'altro non trovavo completamente nel suo libro, e mi piace molto, ho scritto anche un libro sull'antropologia, su un personaggio di un'antropologa, cioè mi piace moltissimo indagare in questi mondi che non sono solamente arte, ma che possono diventarlo. You know, I've always been interested in the sciences, in my own studies, I studied math, I studied statistics, I studied the economy, I'm not just interested in the purely literary world. And I think of the various revolutions of today, the revolutions in knowledge, one of the biggest and most important is in physics. And I'd like to encourage, I think it's very exciting to start looking at the whole concept of time from a scientific perspective. In Italy, in particular, where we have very important schools of physics and of mathematics. And I think bringing these two worlds together produces both knowledge and poetry, truth and beauty. And so I have followed with great interest these themes and the sciences. I've spoken with Rovelli. I'm enthusiastic about his work, trying to find permission to use a quote that was sort of hard to track down. And I'd like to continue to investigate these ideas myself and encourage others to do so. Bene, non so, Loredana, vuoi intervenire per la conclusione? Aspetta il microfono. Loredana, would you like to have some final words? Okay. Io posso dire che la traduzione era straordinaria, si può dire, si può intervenire su questo, veramente straordinaria. Sì, non a caso abbiamo coinvolto Michael da New York, perché
collaboro, ho già collaborato con lui ed è bravissimo. Pensate che ora sta traducendo I Promessi Sposi, insomma, quindi è veramente molto bravo, veramente molto bravo. Molti attori e registi italiani quando vanno negli Stati Uniti, cioè quando vanno a New York in particolar modo, vogliono Michael come interprete, chiedono di lui. L'anno scorso, infatti, Marco Bellocchio subito ha detto che voleva Michael come interprete. No. Marco Bellocchio, che è stato nostro ospite del festival, giusto Michael? Sì, scusami Michael, se non sbaglio tu hai seguito loro anche a Los Angeles o no, solo a New York? No, solo a New York. Solo a New York. Perfetto, sì. Va bene, io volevo semplicemente concludere con dei ringraziamenti doverosi. Intanto ringrazio il pubblico che ha assistito a questa conversazione veramente molto molto interessante. Ovviamente ringrazio Cristina Comencini per essere stata nostra ospite. Grazie mille. Grazie a Pedro che mi ha fatto una bella interrogatoria. Sì, veramente è stato bravissimo Pedro, belle domande, molto interessanti anche le risposte. Insomma, è stata veramente una bellissima conversazione. Ovviamente ringrazio anche Michael, ma prima ho un po' di nomini da fare, di ringraziamenti doverosi che devo fare, giustamente, e ne sono contenta e felice in qualche modo. Quindi, oltre al pubblico, come dicevo, ringrazio il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, che ci dà la possibilità di lavorare, di organizzare questa iniziativa. Un altro ringraziamento che veramente faccio con il cuore è rivolto all'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio, che peraltro ha registrato un video saluto commovente, veramente commovente, devo dire, per noi, per il lavoro che stiamo facendo per gli Stati Uniti, solitamente per New York, ma quest'anno appunto per gli Stati Uniti, a livello ovviamente di promozione di cinema e audiovisivo. Ovviamente devo ringrazio il Consolato e l'Istituto Italiano di Cultura a New York, la New York University, la Stony Brook University, che ci seguono da anni, e veramente i loro studenti sono veramente molto appassionati di cinema. Ok, Italy for Movies, Regione Lazio, APA, Roma Lazio Film Commission, e poi c'è tutta la serie di produzioni per quanto riguarda le serie televisive, che sono HBO, Sky, Wildside, The Apartment, Cattleya, Raycom. E ringrazio anche Strategica Comunicazioni, che lavorano per la nostra comunicazione appunto negli Stati Uniti, e ho finito qui i ringraziamenti. Ringrazio ancora tutti voi e seguiteci su mymovies.it. Grazie mille, buona serata a tutti. So in conclusion, I would just like to thank, first of all, our American audience for being with us to listen to this fascinating conversation. I'd like to thank Cristina Comencini, our guests, and Pedro for their questions and their answers. I'd like to thank our interpreter, Michael, and the sponsors of this festival, the Ministry of Cultural Assets and Tourism, the Direction General Directorate for Cinema and Audiovisual Works, for all of their support in allowing us to do this, organize, and to put on this festival. I'd like to thank the Italian ambassador to the United States, Armando Verricchio, who also recorded a video greetings to everyone, which I found deeply moving, and which, you know, speaks to this moment, but also to the fact that the festival is being shown not only in New York, but throughout the United States this year. I'd like to thank the Consulate General and the Italian Cultural Institute of New York, the Casa Zirilli Marimò of New York University, Stony Brook of the State University of New York System, and its students who are very passionate about film. As well as our Italian sponsors, the region of Lazio, the Lazio Film Commission,
our TV producers, HBO, Sky, and others, whose names I'm afraid I didn't capture, Strategic Communications, and all of those who have made this festival possible. Ok, nulla, saluto quindi nuovamente tutti e buona serata e a presto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao Cristina, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bocca al lupo. Anche a voi, ciao. Ciao.